Ciao ragazzi a tutti, bentornati su Fratellanza Nerazzurra o benvenuti sul canale. Allora, mi raccomando ragazzi, iscrizione al canale se vi piacciono i nostri contenuti. Abbiamo visto che tante persone passano, guardano e non si iscrivono. Bene, a noi farebbe piacere avere più interazione con voi, quindi più iscritti, più interazione. Chiaro e tondo, noi facciamo questo per passione, quindi a noi non interessa di arrivare ai numeri mega galattici per la monetizzazione, perché abbiamo il nostro lavoro. Come vedete, a volte ci sono dei giorni in cui non produciamo, proprio perché per noi questa è una passione, poter parlare con voi della nostra Inter. Quindi iscrizione al canale, like al video, commenti. Noi non cancelliamo nessun commento a meno che non ci siano delle offese. Infatti abbiamo dovuto cancellarne due perché erano offensivi. Anche chi ci trolla, chi ci prende per i fondelli, non ci interessa niente, né a me né a Pierre. Magari non rispondiamo, però non li cancelliamo, perché lo sfottò fa anche parte del calcio, per come lo viviamo noi. Per quanto riguarda il resto, dicevo, a noi ci piace parlare di Inter e all'1:20 circa faremo una live, appunto già messa sul canale, dove andremo a snocciolare un attimo quelli che erano i numeri del bilancio dell'Inter al 30 di giugno, che ovviamente saranno modificati ad oggi da tutto quello che è avvenuto dal 1 di luglio in poi, ma che però possono darci una buona visione di quella che è la situazione della società, anche sulla base dell'articolo di Panorama, dove secondo noi ci sono delle inesattezze a livello proprio di numeri, e ve li spieghiamo all'1:20. Pierre arriverà un pochino più tardi perché appunto ha un impegno di lavoro, però comunque sia inizio io e poi appena lui si può collegare arriva anche lui. Ma vi volevo parlare di un'altra cosa. Allora, ieri è uscita la notizia che la punta belga nelle votazioni come mister dell'anno non ha votato per Simone Inzaghi, e questa secondo me è ingratitudine, un'ingratitudine alla quale verso quella persona piccola, anche se è 2 metri per 100 kg, è una persona moralmente piccola, e poi vi dirò perché, ci si doveva aspettare, e anche per questo, di questo vi dico il perché. Allora, caro nostro ex attaccante, vorrei ricordarti una cosa. Lo scorso anno, cioè lo scorso campionato, sei stato riaccolto dal gruppo, dalla società e da una parte dei tifosi come se tu non ci avessi tradito l'estate prima, come se tu non ci avessi abbandonato, in un momento in cui con la tua presenza sicuramente saremmo arrivati ad avere già la seconda stella sul petto e qualche soddisfazione in più. Sei stato riaccolto, sei stato coccolato, ti sei infortunato, ti abbiamo aspettato. La società ti ha permesso di andare a partecipare a quello che è molto probabilmente l'ultima convocazione per te per un mondiale, quantomeno un mondiale da protagonista. Sei tornato, non eri in forma, ti abbiamo aspettato, non abbiamo brontolato, non sono stati fatti delle lamentele da parte di nessuno, hai avuto il sostegno. Poi è ovvio che se l'allenatore non ti vede in forma per mille motivi e ti preferisce Dzeko, avrà i suoi buoni motivi. Un allenatore potrà fare le sue scelte o solo perché te sei la punta attaccante del Belgio hai il diritto intoccabile di giocare? Bene, in tutto questo, dopo la finale con il Siviglia, non ci hai fatto vincere o quantomeno hai ostacolato un eventuale pareggio anche contro il Manchester City. Senso della posizione, ragazzi. Io che ho giocato a basket sotto canestro, avevo il senso della posizione, ovvero sapevo dove mi dovevo mettere e dove rompevo le scatole. E il campo da basket è molto più piccolo di un campo da calcio. Sapevo bene dove mi dovevo mettere, sapevo bene dove non dovevo stare. Lui no, in due finali era il pilone davanti alla porta che ha ostacolato un eventuale gol, perché poi magari anche i tiri che lui ha rimbalzato, su cui sono rimbalzato, non entravano in porta. Quindi comunque sia hai ostacolato una possibile azione da gol. Hai dichiarato che saresti rimasto, hai sputtanato il nostro mercato, perché i nostri dirigenti, nonostante a marzo tu ti fossi offerto perché poverino non giocavi e te hai bisogno di giocare,
ha sputtanato anche il nostro mercato estivo, perché alla fine, se noi avessimo avuto Dzeko, non saremmo andati a prendere Arnautovic, avremmo risparmiato quei soldi che magari sarebbero stati investiti sulla quarta punta invece di riprendere Sanchez. E vediamo che cosa fa Dzeko in Turchia. È vero, è un campionato diverso il campionato turco, ma comunque sia ha dei numeri spettacolari anche per l'età che ha. E quindi, dopo tutto questo, la tua ingratitudine massima qual è? Non votare per Simone Inzaghi al premio di allenatore dell'anno, vinto giustamente con merito da Guardiola, perché l'avrebbe vinto comunque. Però questa è l'ingratitudine del calcio, questa è una cosa che io non sopporto, perché sei stato coccolato, sei stato aspettato, sei stato riaccettato e alla fine nulla. Poi quel grande campione che tu sei dimostra che non lo sei te, ma è la squadra che ti fa campione. A me va bene che sia andato via, meno male, soprattutto perché è arrivato Thuram, che è un prospetto più giovane e migliore di lui. Ma soprattutto per un altro motivo, perché lui non è tornato, perché quando l'Inter ha virato su Thuram per le sue tiki 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 taka per non firmare, ha capito benissimo che lui non sarebbe stato più il titolare. E sinceramente, di un giocatore che per parlare con il giocatore devo parlare con l'avvocato, ne abbiamo già avuto uno che è anche lui in Turchia. Quindi è bene che certa gente stia lontana dall'Inter. E è bello quello che viene detto da Mkhitaryan. Siamo uno spogliatoio di campioni. Ragazzi, è il gruppo. Il gruppo ha sempre vinto, oltre tutte le difficoltà. E vi voglio fare un esempio che non c'entra nulla l'Inter, perché noi l'abbiamo già visto contro il Monza, che la squadra si è unita oltre le polemiche e ha asfaltato un'altra squadra. Vi ricordo il Mondiale del 2006. Come sapete io sono di Viareggio. Lippi è di Viareggio. Lippi è una persona che è un grandissimo figlio di, nel senso buono, perché Marcello nel senso buono, però è uno che è bianco e bianco, non c'è nel mezzo qualcosa di diverso quando vede le cose lui. Perché ancora mi ricordo lo sfogo che fece all'Inter quando dopo Moratti lo esonerò. Ma fondamentalmente forse aveva ragione, sbagliato il modo, sbagliati i tempi, sbagliato tutto, però aveva ragione. Che quando fossi il presidente caccerei l'allenatore, prenderei i giocatori, li prenderei a calci nel sedere negli spogliatoi, forse voleva far capire che era una polveriera quell'anno lì, e infatti sì, mostra una polveriera. Però Lippi, quando siamo andati in Germania, ha acchiappato la squadra, l'ha chiusa in un guscio, non l'ha fatta più stare a vedere che cos'era Calciopoli, che cos'erano le retrocessioni e tutto, e ragazzi siamo andati a vincere un mondiale. Uguale l'Inter è un gruppo che quest'anno si sta cementando al di là delle polemiche. Quindi, caro ex numero 90 dell'Inter, te sei uno, la squadra sono 23-24 giocatori, più tutto il resto, allenatore, preparatore, magazziniere, addirittura la donna che va a pulire i cessi dei ragazzi è importante, perché è importante pure quella secondo me. Quindi te sei uno, non potrai mai superare e sostituire un gruppo, ma soprattutto cerca di abbassare un po' la cristina, perché alla fine della fiera, nella tua carriera, non hai mai dimostrato di essere un fuori classe. Ragazzi, vi aspettiamo all'una e mezzo, circa, un pochino prima, per la live sul bilancio. E iscrizione al canale, come abbiamo detto all'inizio del video, like al video, commenti se non siete d'accordo e sempre forza Inter.